Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo con l'account di Patata Trick che voglio ringraziare per avermi dato l'opportunità di fare oggi questo video, perché proprio oggi hanno aggiornato il server italiano con il nuovo eroe War Rose, che da tutte le parti ragazzi si chiama Rose, War Rose, mentre da noi l'hanno chiamata Pistolera, ragazzi, Pistolera, che è il nome originale proprio. Comunque... eccola qui ragazzi, eccola qui, appena droppata, fresca, non è a livello altissimo anche perché l'account ha 39.000 di potere, ma va benissimo per andare a vedere le sue caratteristiche e la sua skill. Allora, andiamo un attimo appunto a guardarla. Causa 250% di danno ad un obiettivo nemico casuale, quindi colpisce un nemico casuale, infligge 250% di danno e riduce la cura che questo bersaglio riceve del 31%. Per 2 secondi. L'eroe subisce il 30% in meno di danno ed evoca un guerriero volante per 12 secondi, che sarebbe un ornitottero, ha il recupero di 3 secondi. Questo eroe guadagna 25 energie ogni secondo, praticamente in 4 secondi riempie la sua barra di energia ed evoca un ornitottero e colpisce un obiettivo dando il debuff che abbiamo visto prima. L'abilità del guerriero volante punta il nemico con meno punti ferita, infliggendo coma per un secondo e causando il 300% di danno dell'attacco del guerriero volante, cioè dell'ornitottero, fa il 300% del suo danno e infligge coma per un secondo a tutti i nemici in un'area. Il guerriero quindi ad area. Il guerriero volante è elusivo, cioè diventa invisibile come Ronin, e ha dispersione livello 5, praticamente impedisce di skillare agli eroi che va a colpire. Cosa molto importante è che nelle battaglie difensive, cioè quando è in difesa questo eroe, il guerriero volante ignora la portata della base. Cosa vuol dire? Che in difesa praticamente ogni 4 secondi evoca questo ornitottero che prende parte verso l'eroe nemico indipendentemente dalla sua posizione, anche se è fuori dal range della base eroe. Allora, eccola qui ragazzi, e direi di andare a fare subito 3 attacchi per vederla un pochettino nella fase offensiva. Per iniziare, ovviamente cercherò di non farla morire, anche perché dobbiamo aspettare, se no, 13 minuti e ci sono soltanto 40 gemme, quindi devo stare molto attento a non sbagliare per non aspettare poi troppo tempo. Allora, vediamo un po' questo villaggio. Possiamo iniziare da qui sotto e vederla un po'. Ovviamente non so se riusciremo a superarlo o meno. Io cercherò di interrompere prima che venga uccisa. Allora, vediamo un po'. Partiamo da qui, vedete già il primo ornitottero, vedete parte un colpo, vedete intanto gli ornitotteri sono diventati tantissimi, bisogna stare attenti che non venga uccisa, va bene, usciamo, si sta avvicinando Golem, però vedete quanti ornitotteri riesce a far spawnare, vediamo un pochettino, ecco da qui magari partiamo più lontano, da qui, dai. Mettiamo qua, ecco, inizia a sparare, parte un colpo e un ornitottero, ogni 4 secondi un colpo che colpisce un obiettivo e un ornitottero. Indipendentemente se lei stia attaccando o meno, tutto ciò accade. Vediamo un po', questi ornitotteri sono diventati tanti, Vediamo un po', usciamo prima che venga uccisa, magari se riusciamo a trovare un villaggio con la formazione ad angolo sarebbe proprio il top. Oddio, anche questa possiamo rosicchiare un sacco di strutture. Vediamo un po' in questa, anche se la sua specialità ragazzi è la difesa, devo dire. È ottima in difesa. Allora facciamo così, velocizziamo anche, vedete, gli ornitotteri che iniziano a colpire e a distruggere tutto ragazzi. Guardate, è una figata veramente questo eroe. Guardate qui, continuano a uscire ornitotteri. Attenzione, sta per crepare. Speriamo non venga ucciso, ci è rimasto soltanto Zucca. Guardate, ragazzi, li ha fatti fuori tutti, gli ornitotteri hanno fatto fuori anche Teschio. E si è riuscito a fare tutto il dungeon da solo, da sola. Davvero molto forte a quanto pare questo eroe, fortissimo anche per i dungeon sicuramente, quindi vado un attimo a rimettere le magie e andiamo a provare un dungeon magari basso. Allora proviamo un po' a metterla qui in questo dungeon esperto, vediamo un po'.
Ok, esce fuori il primo ornitottero, il secondo inizia la distruzione. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa succede. Vediamo un po' che cosa succede. Quanta energia soprattutto ha. Siamo già a metà. Siamo già a metà, le torri Stan non ci aiutano, quindi potremmo andare con una magia, magia di cura, magia di cura. Riprendiamo HP. Dobbiamo uscire fuori da questa zona con tutte quante queste torri. Proviamo con un boost. Dai, ci stiamo riuscendo. Pian piano gli ornitotteri fanno fuori tutte le torri. Vediamo un po', continua ad avanzare. Intanto qui ragazzi shottati, shottati tutti quanti gli eroi. Ok, abbiamo usato finora soltanto la cura. Vediamo un po', partono gli ornitotteri. Vediamo intanto lei che se ne va in giro e continua a sporare ornitotteri velocissimi che se ne vanno in giro a targettare e continuare a far fuori le varie strutture. Vediamo un po' adesso che cosa succede. Ci serve un'immortalità e un ghiaccio. Mettiamo anche la furia agli ornitotteri. Si può? Sì. Possiamo far incazzare gli ornitotteri, ma sta per schiattare e usciamo prima che muoia. Infatti non ha moltissimi HP per fortuna, altrimenti sarebbe stata una cosa sgravatissima. Però come vedete questi ornitotteri sono davvero pazzeschi e sono curioso un po' di andare a vedere questo eroe in arena. Allora, vediamo un po' in arena. Tanto ci possiamo prendere 10 gemme qui e creiamo una squadra appunto con questo nuovo eroe. Ci mettiamo anche Rodolfo, ci mettiamo anche Barba Bianca. Regina Arpia, Zucca e Cupido. Ci mettiamo. Va bene, proviamo questa squadra. Perfetto, dai. Vediamo un po'. Partono i vari poke dall'altra corsia. Vediamo un pochettino. Che succede? I fantasmini dove vanno? Dove sono? Non li vedo. Non vanno sicuramente. Ok, continuo. Ragazzi, praticamente shot, cioè in arena questo eroe è una bomba. Proviamo quest'altro, vediamo un po' se ne troviamo anche qualcuno che va frontale. Allora, guardate un po', guardate un po'. Parte, allora, gli ornitotteri non vanno nell'altra corsia, ma proseguono verso l'obiettivo. Però, vedete, continua, gli eroi poi vengono colpiti loro, però l'obiettivo con meno punti ferita vengono colpiti loro e quindi guardate qui, con questo team si polverizza. Team nemico tranne Michael che ovviamente è OP. Quindi questo eroe, essendo buono in difesa, appunto possiamo andarlo a provare in qualche modalità difensiva. Vediamo un pochettino, lo rimettiamo al centro. Ok, ho abbozzato una mezza formazione difensiva per l'ho fatta al volo perché non c'era nessun villaggio e quindi volevo provare almeno un'ondata. È arrivata la O. E proviamo a questo punto la O. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un O. Vediamo un attimino, ho messo al centro proprio pistolera e golem. Di qua ci sta, da questa parte più in basso. Vlad con barba e in alto da solo nell'unica base ci ho messo Teschio. Allora andiamo un po' a vedere, andiamo un po' a vedere. Prime bombette. È un po' Teschio, fa egregiamente il suo lavoro, così come anche tutti quanti gli ornitotteri, ragazzi, si sta in 30.000 in difesa una volta che guardate continua a spawnarli e partono. Guardate qui ragazzi, guardate qui, guardate qui. Tanti ornitotteri che sono davvero una figata perché aiutano, aiutano tanto, hanno anche dispersione. E poi guardate qui, che storia è! Che storia ragazzi, che storia! Continuiamo a guardare un po' che cosa succedono. Cosa succede? Allora, qui sotto. Ornitotteri contro ornitotteri. Sopra si ingaggia la O che non è ancora mai passato. Quindi chissà chi se la ricorda l'ondata O. Però guardate qui. Siamo alla 3. Ancora tutti vivi e in ottima forma. E c'è qualcun altro sotto. E gli ornitotteri vanno lì a lanciargli tipo chiavi inglesi. Che cosa lanciano? Non si vede. Hanno un colpo, lanciano tipo qualcosa. Sarebbe
Sembra gli buttino addosso una clessidra. Allora, ripartono e continuano, vedete, a fare micro shot lì nel gruppo. Tin, tin. Si vedono scheletrini. Ok, non ci ho messo zucca, ragazzi, vi dico solo questo, mi pare, non ci ho messo zucca. Neanche Cupido. Senza buff. Senza buff, solo con loro. Unbuffing. Vediamo un po'. Intanto, ragazzi, ridendo e scherzando, siamo arrivati a unbuffing all'ondata 5, grazie a questo eroe anche, forse, chissà. Vediamo un po'. Si difende bene, devo dire. Oh, attenzione, fa il giro. Ha preso praticamente barba. Ha preso barba. Ha ingaggiato su barba. Vediamo un pochettino che cosa succede. Sì, ha ingaggiato su barba, quindi adesso se ne sarà per cazzi suoi. Ma attenzione, ci sono gli ornitotteri insieme a barba. Ornitotteri che... vediamo un po' l'energia, sono curioso di vedere. L'energia, guardate, ragazzi, guardate. Energia del Minotauro. Intanto è quasi a metà vita. Si butta in mezzo. Qui troverà parecchi, parecchi a picchiarlo. E ce la faremo quasi sicuramente. Anche senza buff, penso. Anche senza buff, grazie ai tantissimi ornitotteri e a tutto quanto questo team, fra cui Golem anche. Wow, ragazzi, wow. Che cosa dire? Davvero, davvero potentissima in difesa. Potentissima. E che cosa altro si può fare? Questa ondata è stata davvero soddisfacente ed eloquente per quanto riguarda la potenza difensiva di questo eroe. Possiamo andarci a provare a fare un'altra ondata? Chissà. Ondata P. Consuma una carcerocina da mostro. Penso ne valga più che la pena. E vediamo un po'. Vediamo un po'. Ondata P. Sicuramente livello 155, Vlad a 120, insomma, una bella sfida. Vediamo un po' che cosa accadrà. Si parte qui dalla parte in A. Ho fatto anche una discreta formazione, ragazzi. È schifissimo, non fa. Però Teschio è già andato. Teschio è già andato. Salta fuori e risalta dentro. Ondata P1, passata. Passata. Vediamo se pipasseremo anche le altre, chissà. Chissà, partono gli ornitotteri. Ok, c'è Teschio. Vediamo un po', però nessuno va a aiutarlo, solo gli ornitotteri, ma che sono più che sufficienti. Più che sufficienti. Ora arriva il pericolo da sotto. Vediamo un pochettino, senza problemi, senza problemi. Saranno solo gli ornitotteri e le bombette, signore e signori, a tirare giù l'ondata passata 2. Vediamo l'ondata P3, ragazzi, P3. Arrivano questa volta tutti dalla parte in alto. Vediamo, è entrato, vabbè, si è suicidato il ninja. Qui c'è un mega fight, vediamo se si accende Vlad, non ce n'è stato bisogno, e abbiamo shottato tutti, è andata P3 passata, P passata ragazzi. Vediamo se P passiamo anche la PP4. Vediamo un pochettino. Qui che cosa c'è? Cioè che entrano tutti gli scagazzetti, entra di tutto, si accende sia Vlad... Che Golem, sia Vlad che Golem, ondata hardcore, raga. Oh no, ha skillato Atlanticulo, ragazzi, Atlanticulo. Atlanticulo che ha fatto malissimo a tutti, e siamo andati a P5, non c'è più, pistolera è morta, abbiamo Vlad, sono tutti vivi, è morta solo pistolera, mi pare. Però se non arriva qui, ok, vediamo un po' se deve accendersi Golem, senza buff, ragazzi. Vediamo che cosa succede. Puntiamo tutto ai tank. Puntiamo tutto ai tank. No, sono stati spazzati via. Però, penso che con una formazione adatta, con zucca, si possa tranquillissimamente fare. E comunque era solo per vedere il potere difensivo di questo eroe, che mi sembra davvero, davvero sorprendente e divertente, ragazzi. Quindi vi auguro a tutti quanti di trovarlo. E penso che sia un eroe davvero fantastico ai livelli proprio di Anubis, Ronin e
Questi eroi qui davvero formidabili, sicuramente un grosso impedimento per le varie tecniche da sniper usate nelle war. Infatti, chi avrà bello potente questo eroe in difesa praticamente sarà da architettare sempre meglio un modo per poterlo ingannare, anche se può essere mutata da Aries e quindi ovviamente si troverà sempre una strategia e un modo per poter attaccare. Però con questo diventa sempre ancora più difficile. E con questo, ragazzi, direi che è tutto per questo video. Ringrazio ancora Patata Trick per avermi dato l'opportunità di dare uno sguardo a questa nuova pistolera, ragazzi, davvero formidabile. Alcuni segnalano assomiglia un pochino a Jinx di League of Legends. Effettivamente un po' ci assomiglia, però, ragazzi, ormai i personaggi sono questi, c'è poco altro da inventare forse. Vi invito a lasciare un bel like, un commento se il video vi è piaciuto e fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo nuovo eroe. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.